Buonanotte, bentrovati alla terza edizione del TG6. In apertura alla pagina sindacale con l'avvertenza Atria, azienda specializzata nella produzione di sanitari in ceramica nella zona di Teramo, azienda che però si trova a fronteggiare una crisi occupazionale che mette a rischio 55 lavoratori. I sindacati vedono difficile uno sbocco data l'impossibilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali. È stata interessata anche la regione, che si è detta pronta a valutare una soluzione con l'azienda. Questa mattina sit-in dei lavoratori davanti ai cancelli della ditta e sciopero di 8 ore. Sentiamo. C'è stato un primo incontro il 29 di agosto e nel primo incontro questa vertenza sembra non avere sbocchi significativi. L'azienda ha dato solo alcune disponibilità a valutare accompagnamento alla pensione per i pensionabili e a ricorrere a qualche part-time. Noi come organizzazioni sindacali abbiamo valutato che senza la disponibilità a ricorrere ad ammortizzatori sociali non riusciamo a intravedere sbocchi e su questo punto l'azienda ha ribadito l'indisponibilità a prorogare la cassa integrazione attualmente in corso. Stiamo interessando le istituzioni, ieri siamo andati in regione per cercare di costruire un'intelaiatura che consenta di trovare degli spazi di soluzione. La regione ci ha detto che un tavolo lo vorrebbe costruire, quindi avrebbe intenzione a convocare le parti per cercare di analizzare la problematica aziendale, cercare di capire quali possono essere le possibilità. E adesso torniamo ad occuparci dell'incendio del Morrone, salvo il rifugio del Colle delle Vacche. Il fuoco divampato nella tarda serata di ieri, con fiamme che hanno toccato anche i 20 metri di altezza, non hanno lambito la struttura cara agli escursionisti di Pratola Peligna in provincia dell'Aquila. A darne notizia è il sindaco Antonella Dinino, che questa mattina è salita fino al rifugio per verificarne le condizioni. Per fortuna, ha detto, il rifugio è salvo, una buona notizia tra le tante cattive che stanno funestando l'estate della nostra regione, anche e soprattutto sotto il profilo della cronaca legata agli incendi e ai piromani. Adesso, ha continuato il sindaco, c'è bisogno di volontari per mettere definitivamente in sicurezza la casa degli escursionisti, e noi adesso andiamo proprio a vedere le condizioni del Morrone, dove continuano ad operare Canadair, vigili del fuoco e volontari della protezione civile e delle altre forze dell'ordine. Vediamo il servizio. Sulla 17 prendere il viglio per la Valle Larga, appena incomincia il salitore che è via San Martino. L'odore acre del fumo penetra in gola. La Valle Peligna è avvolta da nuvole basse simili a foschia. Le pale degli elicotteri e dei Canadair irrompono nel silenzio, volteggiando sul Morrone per poi scaricare acqua sulle fiamme. Il fuoco sembra dare tregua all'avanzata verso valle, ma in cima sono frequenti ancora colonne di fumo che indicano nuove minacce. Una, due, dieci, si è perso addirittura il conto. L'elicottero Ericsson è il più efficace, va e viene con cadenza impressionante. All'incirca ogni 6 minuti riesce a riempire i serbatoi d'acqua per poi portarsi sulle zone a rischio. Se fosse arrivato prima, chissà. Comunque volano sul Morrone 5 mezzi di vario tipo, mentre 63 uomini con 25 mezzi operano da terra. Ci sono anche i 50 alpini dell'esercito, mossi dalla caserma dell'Aquila, 9° reggimento. Loro lavorano sulle linee tagliafuoco che dovrebbero impedire nuovi salti delle fiamme. La gente si guarda attorno smarrita. A volte sembra che tutto sia tornato alla normalità. All'improvviso arriva la segnalazione che qualcosa si è riacceso da un versante all'altro, sopra sul Mona, percorrendo poi le tortuose strade che da Pacentro salgono in quota. Proprio dalla splendida Pacentro, sabato pomeriggio, il 19 di agosto, pensate, sembra un'eternità, le prime fiamme hanno cominciato a divorare centinaia di ettari di pini e faggi, riducendo parte del Parco Nazionale della Maiella in cenere. I volontari sono tanti, ma non per tutti è possibile un impegno in prima linea. Prima linea, sì, perché da queste parti la sensazione è di essere in guerra.
Tenente colonnello Petriccione, giorni intensi per voi che avreste voluto sicuramente evitare. Sicuramente noi abbiamo fatto di tutto per cercare di prevenire questa situazione, ma questo è un anno eccezionale nel quale non piove da 2 mesi e quindi i cambiamenti climatici si vedono davvero quest'anno e questi sono i fattori predisponenti di quello che sta accadendo. Era evitabile? Penso proprio di no. Era evitabile arrivare a conseguenze così grandi, ma sicuramente non era evitabile perché quando ci sono 20, 30, 40 eventi di appiccamento di fuoco ci vorrebbe l'esercito mobilitato per impedire che accadano queste cose. Noi siamo poche migliaia in tutta Italia, qui al Parco Nazionale Maiella siamo poche centinaia e quindi chiaramente non possiamo controllare tutto il territorio per evitare che qualche scriteriato metta fuoco al bosco. Questa è l'ipotesi più accreditata di scriteriati? Non ci sono, le ipotesi sono tutte, le indagini sono a tutto campo su qualsiasi possibilità, quindi si va da ipotesi concrete di interessi reali, interessi logici, a interessi illogici, cioè di gente che sfoga le proprie frustrazioni in questo modo. Qui abbiamo tutto il campo di indagine aperto e non si può escludere niente. E continuiamo in qualche maniera a parlare sempre di ambiente, di salvaguardia dei polmoni verdi della nostra regione. Questa mattina c'è stata nella sede del Consiglio regionale di Pescara una conferenza stampa dell'Associazione Ambiente e Vita che ha presentato una iniziativa denominata Adotta un Bosco. Vediamo insieme con Paolo Renzetti. Oggi presentate questa iniziativa Adotta un Bosco, un'iniziativa più che mai attuale considerando tutto quello che sta accadendo nella nostra regione sul fronte degli incendi. Sì, abbiamo monitorato gli incendi dal 1 di giugno al 29 di agosto grazie ai nostri dati di rilevamento satellitare multisensoriale in ambienti GIS, quindi perfettamente calabili nella cartografia esistente. E abbiamo potuto notare di come l'Abruzzo sia stata devastata, ma sia stato devastato non solo sotto il profilo della distruzione del patrimonio agronomico e forestale, ma anche e soprattutto per quelle che sono le emissioni di CO2 in atmosfera a causa di questi eventi pirologici. Abbiamo portato 2 esempi campioni, Campo Imperatore e il Morrone, abbiamo calcolato che per riparare a questo danno occorrono migliaia di ettari, ma non di rimboschimento come vuole la Regione Abruzzo, ma di gestione sostenibile della foresta, e soprattutto abbiamo potuto notare di come la biodiversità distrutta sia stata notevolissima. Noi chiediamo di misurarsi sul campo delle azioni, sul campo del fare, quindi non solo sul governo delle relazioni. Chiamo il ministro, chiamo questo, chiamo quello e poi i mezzi non arrivano, arrivano tardi, ma sul governo del fare, che si misura attraverso una serie di azioni, di prevenzioni e di ricostituzione e rinaturalizzazione del patrimonio forestale che non passa attraverso il rimboschimento, tra l'altro vietato dalla 353 del 2000, anche se talvolta sono consentite delle deroghe, ma attraverso una serie di misure idonee a fare in modo che la compensazione di CO2 a scala locale e la ricostituzione della biodiversità sia possibile attraverso interventi mirati. Adotto un Bosco punta essenzialmente a questo, in collaborazione con RESGEA, che è uno spin-off dell'Università d'Annunzio di Chieti, del Dipartimento di Geologia, e insieme al PEFC del professor Antonio Brunoni, che ne è il segretario nazionale e che è tra l'altro il maggiore ente di certificazione di gestione sostenibile delle foreste, abbiamo pensato di chiamare a raccolta tutti gli stakeholder abruzzesi, tutte le aziende abruzzesi, affinché possano adottare un nostro bosco. Adottare un bosco non significa fare rimboschimento, ma adoperarsi per una gestione sostenibile del medesimo, creare delle linee tagliafuoco, dotarsi di mezzi antincendio, favorire dei corsi di formazione per i volontari. La Regione Abruzzo purtroppo spesso fa relazione ma non fa governo e noi temiamo che il non governo si vede in questi giorni. Noi temiamo che questo non possa essere il futuro della Regione Abruzzo. Il futuro della Regione Abruzzo passa attraverso la programmazione. Adesso torniamo a Teramo, dove l'associazione Robin Hood questa mattina ha illustrato le iniziative per far conoscere meglio alla cittadinanza i benefici derivanti dall'inclusione nel cratere del sisma del 2016. Il termine per presentare le domande di accesso ai benefici è fissato nel 13 di settembre. L'associazione dice di essere a disposizione per quanti hanno necessità di compilare i moduli e magari incontrano anche delle difficoltà. Ascoltiamo. L'associazione ritiene opportuno fare questa conferenza stampa e dare queste informazioni prima che scadano i termini. I termini delle domande è il 13 settembre, il termine della domanda. Le agevolazioni riguardano i soggetti che sono nel cratere, residenti nel cratere, i soggetti che
sono nel cratere, ma non fuori dal cratere come il comune di Teramo, ma rientrano perché hanno la casa inagibile, le aziende che sono nel cratere che hanno la sede inagibile. Tutti questi soggetti hanno diritto a una serie di agevolazioni che vanno dall'annullamento delle fatture a una riduzione dei costi per un determinato periodo. È inutile qui adesso fare punto per punto il tipo di agevolazione. La cosa importante, il messaggio che noi vogliamo lanciare è non dormite su questa cosa, attivate subito, fate le domande, noi siamo a disposizione per dare informazioni e in qualsiasi caso sono domande che portano un beneficio alle cittadinanze locali. Per fare anche un attimo di polemica, perché queste benette amministrazioni comunali nel cratere si dovrebbero anche attivare per dare queste informazioni, limitarsi a pubblicare nel sito la delibera dell'autorità alquanto poco. Ci sono queste possibilità, facciamole cogliere ai cittadini che si trovano in uno stato di disagio. Adesso andiamo in via Terno a Pescara, dove i residenti denunciano gravi lacune per quanto riguarda le strade che sono dissestate, anche i marciapiedi che sono praticamente invivibili e impraticabili. C'è stato il sopralluogo del consigliere comunale Pignoli assieme ad alcuni residenti, che ha preso visione di quanto è in via Aterno, e allora andiamo a vedere insieme il servizio. Strade dissestate, marciapiedi in condizioni davvero precarie, mancanza di strisce pedonali nelle zone dell'attraversamento. Consigliere Pignoli, siamo in via Terno a Pescara, siamo in periferia e molti residenti si lamentano proprio della condizione di queste strade e anche dei marciapiedi. Porterò queste loro nostre, che sono cittadino anche io di Pescara, all'assessore competente. Penso che sulla questione dell'asfalto dovremmo partire quasi immediatamente con l'appalto quadro, dove ci sono praticamente potremmo agire su varie vie che non sono specificate, per cui qui potremmo intervenire. Per quanto riguarda la pulizia, chiamerò immediatamente attivo per far pulire, e per quanto riguarda i marciapiedi la cosa è un po' più complessa perché ha bisogno di un progetto, però già se ci muoviamo così penso che i cittadini sarebbero già contenti. Periferia di Pescara, voi avete sempre posto, e lei in particolare, una grande attenzione proprio sulle zone che sono più lontane dal centro cittadino. Sì, infatti il mio cavallo di battaglia è il sociale. Nel sociale, oltre all'aspetto dell'aiuto della persona, ci rientrano anche i lavori all'interno delle periferie, dove risiedono praticamente la maggior parte delle persone bisognose. Il signor Remo si è fatto portavoce oggi delle richieste, delle rimostranze dei residenti qui di via Terno, perché la situazione è obiettivamente difficile. Attualmente le cose non sono state risolte, quindi per cui, anche perché non so perché via Terno, la seconda parte di via Terno che porta al cementificio, è sempre trascurato. Abbiamo più volte ci siamo lamentati, ma senza aver risolto niente. La nota positiva invece è questo parco, il Parco della Pace. Questa sì, è stata positiva, nel senso perché è stata grazie all'amico Massimiliano Pignoli. È stato gestito da una persona che veramente ci tiene a questo parco, lo sta portando avanti. Ci vuole molta pazienza perché questo parco era abbandonato completamente. Adesso questi che ci sono, che veramente si danno da fare. Adesso apriamo la pagina dedicata agli eventi. Iniziamo da Lanciano, dove da domani e fino al 12 di settembre ci saranno artisti e associazioni per le consuete due settimane di festa. L'unica macchia nera è l'inaccessibilità dell'ex ippodromo Villa delle Rose, dove tradizionalmente vengono effettuati fuochi pirotecnici, ma il sindaco di Lanciano Mario Pupillo tranquillizza: per le prossime feste di settembre l'ex ippodromo tornerà ad ospitare 1900 spettatori. L'ex ippodromo Villa delle Rose sarà inaccessibile per gli spettacoli pirotecnici delle feste di settembre. Lo ha detto il sindaco di Lanciano Mario Pupillo nella conferenza stampa di presentazione del cartellone completo degli appuntamenti. Le tecniche di cantiere, ha confermato il primo cittadino, non consentono l'accesso dei 1900 spettatori come avvenuto in questi ultimi anni. È un dazio da pagare quest'ultimo anno, perché chiaramente fra un paio di mesi le tribune saranno disponibili e quindi le
le prossime feste di settembre rivedranno finalmente i cittadini di Lanciano potersi sedere e vedere in quel, lo spazio privilegiato, quel punto privilegiato di fuochi artificiali. Confermate le serate clou annunciate già nei mesi scorsi con la presenza degli Ut New Trolls il 14 settembre, di Dodi Battaglia il 15 e di Alex Britti il 16. Il presidente del comitato feste Maurizio Trevisan ha annunciato la collocazione della cassa armonica per le esibizioni della banda Città di Fossacesia in Largo San Giovanni, nel quartiere storico di Lanciano Vecchia, mentre nel piazzale della vecchia stazione si svolgerà il gran galà delle orchestre e ballo in piazza nella nottata del 13. Sempre nella notte dell'apertura, doppio appuntamento in piazza Plebiscito con Abruzzo nel cuore e a seguire DJ set. Confermata la presenza del Luna Park al terminal degli autobus di piazzale Memmo. L'appuntamento con i fuochi d'artificio è stato scalato a 12:30 per tutte e tre le sere. I fuochi d'apertura sono invece confermati alle 4 del mattino. Ci saranno tanti appuntamenti quasi tutti i giorni in piazza e che vedranno impegnati artisti locali e associazioni che con le loro attività allieteranno le serate che vanno dal 1 al 12. Andiamo avanti a Pescara, al Conservatorio Luisa D'Annunzio, in corso una selezione flautistica internazionale dedicata a Severino Gazzelloni. Tanti i musicisti arrivati in riva all'Adriatico, sia dal resto della nazione che dagli altri paesi dell'Europa e non solo. Vediamo insieme il servizio. A Pescara si ricorda il più grande flautista del Novecento, Severino Gazzelloni, con questo concorso internazionale. Noi ci occupiamo proprio di riportare in auge il nome del maestro Gazzelloni e attraverso questo concorso cerchiamo nuovi giovani flautisti, nuove giovani promesse a cui dare poi una mano, ci occuperemo di sostenere, diciamo, il loro talento. Abbiamo avuto una bella partecipazione anche quest'anno, siamo alla sesta edizione, la prima che facciamo a Pescara. Abbiamo avuto 100 iscrizioni da 25 paesi e questo ci inorgoglisce. Diciamo che abbiamo una partecipazione del 70% che viene dall'estero e i ragazzi vengono volentieri perché hanno la certezza che vincendo questo concorso possono avere delle occasioni, delle opportunità che altrimenti non avrebbero. Conservatorio di Pescara che lavora sempre e sempre di più per far crescere, far nascere musicisti. Beh, assolutamente, il nostro obiettivo, ma non solo questo, il Conservatorio lavora molto per offrire alla città e a tutto il territorio, perché non solo alla città, un importante punto di riferimento dal punto di vista della cultura e della produzione, della produzione artistica. Insomma, le nostre collaborazioni con tutti gli enti di produzione del territorio, dalla società dei concerti all'ente manifestazioni, al teatro marruccino, la Sinfonica Abruzzese, diciamo, in questi anni sono note ai più attenti, diciamo. Lo scorso weekend a Loreto a Prutino si è chiusa la seconda edizione di Sbicchierando nel Borgo, la manifestazione dedicata al ricordo del nostro collega Antonio Recanati. A lui è stato intitolato un premio giornalistico che rappresenta anche l'evento clou della manifestazione. Il servizio di Vestina News. Si è concluso lo scorso 27 agosto a Loreto a Prutino, Sbicchierando nel Borgo, evento in ricordo del giornalista Antonio Recanati, e proprio a lui è dedicato l'evento clou della manifestazione con la consegna del secondo premio giornalistico. La giuria, presieduta da Franco Farias e composta dai giornalisti Sergio Di Sciascio, Pasquale Tritapepe, Paolo Castignani ed Enrico Rocchi, ha assegnato il premio a quattro esponenti della comunicazione che si sono distinti in vari campi dell'informazione. Per la sezione cronaca premio del giornalista del Messaggero Claudio Valente, che per problemi di salute non ha potuto partecipare alla premiazione. Per la sezione ambiente e agricoltura il premio è andato a Yolanda Ferrara, collaboratrice del centro e della rivista culinaria Gambero Rosso. Sono felicissima di essere qui, di raccogliere il testimone di Antonio, che ho conosciuto purtroppo poco prima, insomma, che succedesse quello che è successo. Stavamo andando a Roma, la degustazione all'Ice di Roma, di una cantina abruzzese, insomma, facevamo tutti e due il nostro lavoro in modo migliore e ringrazio tanto la giuria per aver pensato a me, grazie. Per la sezione sport, a salire sul palco di Loreto Prutino è stato il presidente dell'Ordine dei giornalisti e giornalista di Rai Abruzzo, Nicola Marini. Sono felice tra l'altro di portare anche il saluto di tutti i giornalisti italiani ad un evento che è alla seconda edizione,
ma credo che nel ricordo di Antonio Recanati possa crescere moltissimo, soprattutto perché conosco bene le radici culturali di questa zona. So che c'è anche molto rispetto delle persone in questa comunità e quindi credo che questo ricordo debba rimanere nel tempo il più possibile. Premio alla carriera infine per padre Ciro Benedettini, attualmente e per la seconda volta direttore della testata L'Eco di San Gabriele ed ex vice direttore della sala stampa della Santa Sede. Quindi no, dove onestamente non pensavo di ricevere questo premio, però ho piacere per una cosa, perché è un premio abruzzese. Adesso ci dedichiamo allo sport, iniziamo dal Pescara, si sta per chiudere il calciomercato che dopo aver riportato in biancazzurro Antonio Balzano continua a proporre novità sia in entrata che in uscita. Sembrano sfumate le piste che portano ad Antei, destinato al Benevento, e Camporese che viaggia verso Foggia. Intanto un'irruzione a sorpresa è quella della Juve per Ferdinando Del Sole, esterno offensivo classe 98 e gioiello della cantera del Pescara, una trattativa all'interno di un'operazione che dovrebbe coinvolgere altri quattro giovani dei due club. Manca pochissimo all'accordo e c'è già l'intesa: Del Sole dovrebbe comunque restare in Abruzzo per un'altra stagione. Intanto uno dei nuovi arrivati, Jaime Baez, racconta la trattativa che lo ha portato a Pescara. Mi ha trovato benissimo, c'è un gruppo di persone che si vede che sono tutti bravi ragazzi e niente, penso che anche mi ha aiutato che Gaston, anche Edgar, che sono della mia nazionalità e niente, quello ti aiuta anche a stare meglio, a sentirti bene e dopo in campo anche perché per un attaccante come sono io la idea che alla squadra penso che è molto divertente per me e mi piace tanto come si lavora anche negli allenamenti. No? Ho fiducia in me stesso e voglio giocare come tutti i miei compagni e dopo è una lotta sana che si fa per stare e giocare in campo. No? Io sono la mia caratteristica massima penso che è la velocità e dopo che sono un attaccante che sempre le piace andare in porta la profondità verticale si può dire. Io stavo aspettando un'opportunità, si stava vedendo qualche squadra, ma quando è uscito questo di Pescara la verità che mi è piaciuto tanto perché è un grande club e penso che è un'opportunità bellissima. Sì, senza dubbi giocare di più e anche segnare di più, per un attaccante quello è lo più importante, no? E dopo in queste club devi puntare ad andare in Serie A. Ti sei sentito penalizzato per le tue esperienze, per le tue caratteristiche? Non so, magari ho avuto un po' di sfortuna, in qualche caso tipo giocando, magari sbagliare un gol o qualsiasi caso che è successo e non ho potuto sfruttare al massimo giocandolo. E sarà Aureliano di Bologna l'arbitro della sfida del Curi di Perugia, sfida in programma fra Perugia e Pescara alle ore 20:30 di domenica. Gli assistenti saranno Citro e Muto, quarto uomo Marini. In Serie C ora ultime ore di mercato anche in casa del Teramo, si lavora senza sosta all'affare che potrebbe portare Sansovini al Mantova, ma dopo lo stop di ieri non sembra per nulla facile giungere ad un accordo. Nel frattempo risoluzioni consensuali per Scipioni, Carraro e Imparato, risoluzioni che possiamo leggere dal sito del Teramo Calcio, che prego la regia di mettere in onda. Ecco qui, la Teramo Calcio rende note le risoluzioni consensuali di lavoro operate con i difensori Raffaele Imparato, Stefano Scipioni e il centrocampista Federico Carraro. Ovviamente poi ci sono i ringraziamenti e i saluti di rito. Andiamo a vedere nel frattempo il servizio di Jacopo Forcella.
Qualcosa si muove in casa Teramo, soprattutto in uscita, ed è la questione che per il momento interessa maggiormente il club biancorosso. La Fermana, che sembrava spingere forte su Sansovini, ha virato sul profilo di Arturo Lupoli, superando anche la concorrenza della casertana. Ma altri hanno già trovato l'accordo per lasciare la maglia del diavolo. Questo perché Federico Carraro e Stefano Scipioni, proprio sul finale, hanno risolto il proprio contratto col sodalizio del patron Campitelli. Con gli arrivi ufficiali di Mancini e Soumaré, la rosa è praticamente completa. Intanto Asta continua il suo lavoro sul campo, considerando che domenica sarà una giornata di riposo in campionato. Non ci voleva, secondo me, perché comunque parti, rompi il ghiaccio, fai una buona prestazione con un pareggio al 94esimo e quindi secondo me se giocavamo domenica era meglio, però purtroppo il calendario ha voluto questo, quindi niente, ci alleniamo bene, anche perché comunque anche i ragazzi che magari sono meno in condizione hanno la possibilità di lavorare, quindi lavoriamo con serenità e aspettiamo la prossima. Ecco. Ma dobbiamo migliorare in tante cose, perché comunque siamo la prima di campionato, siamo un gruppo nuovo, quindi dobbiamo migliorare in tante cose, in una in particolare non mi viene in mente niente, perché tanti grossi ma si sbagliano, i difensori sbagliano, i centrocampisti, quindi l'errore in sé per sé tecnico non mi interessa sinceramente, però l'importante è che la squadra ha avuto proprio a livello caratteriale un impatto col campionato importante. Ecco. E noi come caratteristiche di squadra vogliamo cercare di giocare nella metà campo avversaria, quindi è un sistema che comunque è nuovo per noi, quindi, però penso che sia un ottimo modo di interpretare il calcio a mio punto di vista, quindi è normale che se provi a giocare nella metà campo avversaria sei portato a scoprirti, ma comunque allo stesso tempo noi dobbiamo cercare di avere equilibrio, ecco, quindi è un modo di difendere che a me personalmente piace, quindi spero che lo continuiamo a fare, ecco. Scendiamo ancora di categoria, andiamo in Serie D. Ieri sera in Piazza Sant'Alfonso, presentazione per il nuovo Francavilla Calcio targato Candeloro. Francavilla che giocherà dopo il ripescaggio il campionato appunto di Serie D. Andiamo ad ascoltare il servizio con le interviste realizzate ieri sera da Andrea Costantini. Presidente Candeloro, è il momento di ricevere l'abbraccio della città, la presentazione a Francavilla al Mare della squadra che torna finalmente in Serie D con una proprietà nuova, la sua. Sì, è il primo abbraccio, non vorrei che fosse l'abbraccio decisivo, speriamo e credo che questo sia il primo di tanti abbracci, perché come dicevo prima noi abbiamo tre componenti fondamentali, la società che deve fare quello che deve fare per farsi accettare, per farsi amare, poi le istituzioni, perché a partire dal sindaco ci sono molto vicine, la terza componente è la città, se non abbiamo questo affetto e questo amore mancano una delle tre cose determinanti e quindi il progetto non può funzionare, quindi questo affetto che sento ogni giorno, perché ci sono delle persone allo stadio, le ho viste stasera, che si avvicinano e si complimentano e mi ringraziano per aver fatto questo. E questo è gratificante, è una delle cose per cui vale la pena fare queste cose qui. Eravamo certi al 100% che sarebbe stata ripescata, proprio perché le tradizioni della città, della società, e Francavilla aveva i numeri per ambire a questo traguardo. E quindi siamo qui per rendere omaggio a questo cammino difficile che ha visto il Francavilla partecipare ai nostri campionati regionali per tantissimo tempo, e anche a rendere merito a una nuova dirigenza che sta dando sicuramente lustro a questo titolo conquistato. È merito non mio, ma di quelli che ci hanno creduto fino in fondo, e oggi possiamo gioire. Mi veniva in mente la canzone di Jovanotti, sono un ragazzo fortunato, siamo una città fortunata in questo caso, perché abbiamo trovato una società solida, un presidente splendido qual è Gilberto Candeloro, che vuole fare cose in grandi, vuole ripartire dal settore giovanile anche, ma vuole subito puntare a un buon campionato in Serie D. Beh, direi, cosa ci può essere meglio di questo? Non lo so.
Senta, sindaco, sarà allo stadio domenica? Sì, ci sarò come primo tifoso. Voi sapete che prima di fare il sindaco ho fatto il presidente di questa squadra e quindi sono molto curioso di vedere la squadra all'opera. Siccome si rigioca contro il Fabriano, allora non andò bene, stavolta la vittoria non deve sfuggire. No, non sfuggirà, sono convinto che i gufi giallorossi voleranno alti. È tutto anche per l'edizione della notte del TG6, i prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono domani mattina alle ore 8 con la rassegna stampa di Mattino 6 e poi con le tre edizioni del telegiornale, ve lo ricordo, alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito, vi auguro la buonanotte.